Da volte veniva sparato da casa fuori, quindi distruggevano poi la casa. E in queste azioni è possibile che qualche eccesso è successo. Più che mai la parola d'ordine è questa. Non passa giorno che io non pensi a quello che successe allora, 70 anni fa. Mio padre era antifascista. Il 29 settembre, alla mattina, si sentiva delle carrellate qui e là. Poi abbiamo visto dei tedeschi, venivano su verso la montagna. Mi chiamo Francesco Pirini, la mia famiglia abita nella casa che io ho continuato ad abitare dal 1 maggio del 1795. Io ero diventato una bestiolina un po' cattiva. Un mio compagno, che lavoravamo insieme, ha detto: domenica io ti fisso un appuntamento con una persona. E noi eravamo in collegamento con i partigiani qui a Montesole. Corri su a avvisare i partigiani. Io e mio fratello siamo venuti qui a Caprara. Il 18 maggio del 44 mio padre si reca a Vado. Gli americani vogliono distruggere il ponte ferroviario che attraversa il paese. Il ponte rimase intatto, distrussero il paese, morirono una quarantina di persone, compreso mio padre. E mi fa tutta la cronistoria di come mi dovevo comportare per non cadere con debolezza in certe posizioni, perché mi avrebbero fatto quello che facevano i fascisti allora, va bene, ti ammazzavano o qualcosa del genere. E cosa dovevamo fare? Clandestinamente, nascosti. Allora ci ha detto: cercate di nascondervi, perché noi non vi possiamo proteggere. La sera vado a casa, noi non sapevamo che il 29 settembre qui aveva a San Martino, a Casale, avevano ucciso tutti. Nacque questo gruppo partigiano chiamato Brigata Sterosa. Vi dirò che il lupo, Mario Musolesi, il comandante della brigata, era poco, abitava a 300-400 metri da casa mia. Il reggente del Fasco abitava a 200 metri da casa mia, neanche 150. Una sera mi arriva una stampa grande, a livello di giornale, anche più grande, contro il fascismo, contro la porta del reggente, tin tin tin, quelli due punti, quattro punti del coso, e metto il giornale. La mattina è stato un casino, quando sono stato. Ci siamo svegliati e siamo andati in mezzo al campo a lavorare. Verso le due abbiamo visto dei tedeschi in cima alla montagna che venivano verso di noi, cioè verso Marzovato. Io con i miei due fratelli, c'è dei calacchi che guardano giù verso Botto. Siamo andati là, siamo nascosti là. Thank you.
decidiamo di trasferirci più in alto, in questa località che si chiamava Cerpiano. Lì viene anche quella che era stata la mia maestra d'asilo, una suora che si salverà, capito, che si chiamava Antonietta Benni. A di me avanti ti partice, ah tu sei matto, vieni bene a lavorare, va là. L'officina cominciava a lavorare per i tedeschi, io non ci vengo più. Noi eravamo nascosti là ma non vedevamo niente, sentivamo degli spari, poi abbiamo visto una casa più in basso che bruciava, allora dicevamo qui succedono delle cose non tanto belle. Allora viene il periodo che chiamano il 25 di tasso, dovevano presentarsi o andare in Germania a lavorare. Giorno prima della strage, il 28 settembre del 44, i colpi di cannone degli americani che avevano sfondato la linea gotica e stavano avanzando, arrivavano contro quella montagna. E verso sera così non si sentiva più niente e siamo usciti. E uscendo su, guardando la casa, e bruciava. E non c'era nessuno, c'erano tutte le bestie le fuori, però silenzio di tomba. C'era una ventina di persone là a casa, tra i familiari, i nipoti e gli sfollati. Niente, non c'era niente. Della brigata Stella Rossa, che era il lupo. Il primo attacco lo fece il comando partigiano. Altri vennero su dalla valle del Reno, altri arrivarono da Grizzana, proprio chiusero in un cerchio tutti quanti. Il mattino del 29, in fondo alla valle ci sono i fumi di quattro case che stanno bruciando. Andavo a nascondermi nel bosco, perché c'era un rischio. Quando siamo partiti, che siamo andati nei partigiani, eravamo in 20, 20 clandestini e pioveva di una maniera quel giorno lì. E noi ci mettiamo tutti per mano, in fila, e non ci dobbiamo dividere. Contrariamente a quello che è stato scritto da diversi autori, che dicono che la strage di Cerpiano è stata provocata da uno scontro fra partigiani e soldati dell'SS, no, io vi dico che non è stata sparata neanche una fucilata, perché io sono andato via con i partigiani, siamo andati più in alto, c'era un'altra borgata. E poi al mattino arriviamo su a Montevignola del Lupo. Allora ci siamo avvicinati a casa, cosa troviamo? Però io volevo vedere cosa sarebbe successo se fossero arrivati a Cerpiano. Trovo un altro mio vicino di casa che si chiamava Carlo e allora ci mettiamo sdraiati. Il fabbricato più vicino che avevamo era la chiesina di Cerpiano. Perché c'erano le brigate, sì, ma che non erano poste in una maniera organizzativa e combattiva come era la Stella Rossa. Noi eravamo una brigata d'attacco. 18 persone, tutte trucidate, erano tutti là. Poi c'era il maiale che li stavano mangiando addirittura. Ma mio padre non era molto alto, però era lì nudo. Si vede che gli hanno fatto vedere lo spettacolo anche, perché lì c'erano tutti
e lui era più di dietro. Allora cosa fai? Li hanno uccisi tutti. La Bruna, che si trovava in stato di gravidanza, l'hanno squartata dalla schiena, gli hanno preso la creatura. La mia nipote, Paganello e Vittoria, gli hanno levato tutti e due gli occhi. Dopo, visto che mancava la mamma, abbiamo tentato di andare sopra le fiamme in casa. Però la mamma non l'abbiamo trovata e siamo ritornati giù, a Colullo di Sotto. Quando siamo stati a Colullo di Sotto, anche laggiù, c'erano tutti questi morti, 18, vicino al fienile, che bruciavano. C'era il pericolo delle forze partigiane. Dopo circa un'ora che eravamo lì, un gruppo di soldati tedeschi arriva a Cerpiano in fila indiana, ci sparpagliano per le case. Dopo un po' si vede che tutte le persone che trovano sono tutte donne, bambini e qualche vecchio, la maggioranza bambini, capito? Ebbene, li fanno entrare dentro la chiesa. Bisogna pensare che noi eravamo in una zona, ogni famiglia aveva un partigiano quasi, quindi noi eravamo accolti bene. Abbiamo preso delle coperte e le abbiamo coperte, poi veniva sera, cosa facciamo? Perché la casa bruciava, bruciava da una parte. Abbiamo buttato un po' d'acqua, l'abbiamo spenta, poi era sera. E hanno chiuso dentro 49 persone, capito? Chiudono la porta. Dentro hanno chiuso anche la mia maestra elementare, la mia maestra d'asilo che si salva. Un soldato ha riaperto la porta dopo averla chiusa e ha detto: fra 5 minuti tutti i caput, cioè tutti uccisi. Lei, che è una suora, subito dice: recitiamo l'atto di dolore, perché questi si vogliono uccidere tutti. Maestra Antonietta Benni e Fernando Piretti. Dopo pochi minuti cominciarono a buttare dentro le bombe a mano. Allora io dissi: gente, dite l'atto di dolore che ci ammazzano tutti. Da una finestra laterale, che nel rudere c'è ancora, c'era un gruppo di soldati tedeschi, parte un oggetto da dove ero, non potevo vedere di che cosa si trattava, senti i vetri che si rompono, lo scoppio dentro la chiesina, con delle grida che si sono affievolite dopo qualche ora. Noi abbiamo attaccato la TOP, l'organizzazione tedesca, e lì gli operai che erano lì a lavorare stavano facendo la linea gotica. Il giorno dopo cosa facciamo? Andiamo a cercare il prete che li venga a benedire. Era Don Forgini e l'avevano arrestato anche lui, e quindi il prete non c'era. Però allora ha lasciato un soldato di guardia fuori davanti. Si apre la porta della chiesina e appare una persona adulta, un uomo. Il soldato, come lo vede, gli spara una raffica e lo uccide. Cade sull'ultimo gradino per entrare in chiesa e le rimane. Si chiamava Leandro Pietro, era un contadino di Cerpiano. Uno della colonna di sopra si chiamava Zebri, ha detto: vado a chiamare il prete di Panico. Si chiamava Don Sara e lui ci dice: io non vengo, lo so, perché tira della brotaria. Anche dopo la liberazione è venuto prete di Marzabotto, ma era una carogna di quelli che i partigiani non andavano a lavorare in cartiere perché lui diceva di no. Da una porticina laterale una donna, anche quella forse leggermente ferita o forse in colme, esce, come il soldato, come la vede, anche lei spara una raffica, cade in terra l'acqua e lei rimane. Si chiama Amelia Tossani. Monte Sole, Monte Caprara, e questa zona era occupata da una brigata partigiana, poi nominata Stella Rossa. Persone qui dentro. E anche qui chiusero
chiusero le porte, questa era la porta d'ingresso, poi da una finestra buttarono dentro bombe a mano e aspettarono in attesa che qualcuno venisse fuori. Una finestra che era sul lato della gente che aspettava si aprì, andarono sopra con una tavola, perché una finestra piuttosto alta era. Si buttavano giù dall'altra parte, appena giù li ammazzavano. Scoppio della bomba all'interno della chiesina, circa metà delle persone, delle 49 persone che erano state chiuse, muoiono in tempi più o meno brevi, l'altra metà è più o meno ferita ma viva. Il giorno dopo, nel pomeriggio, entrano dentro, tutti quelli che danno segni di vita li uccidono, però le donne strappano orecchini, eventuali catenine, anelli, feri nuziali, borsette. Capito? Nonostante questo si salva la suora Antonietta Benni, che era parzialmente coperta da dei cadaveri, si salva anche un ragazzo che aveva allora 9 anni, Fernando Piretti, che sua madre cadendo l'aveva parzialmente coperto, e una bambina di 7 anni, Paola Rossi, che qualcuno aveva coperto con un panno, con uno scialle. Mi chiamavano Bobby, e non Bruno, va bene, ecco. Questo era il mio nome di battaglia. Decidiamo di seppellire i morti. A casa mia ce n'era 18. E finito di seppellirli, abbiamo visto che c'erano i tedeschi che tornavano verso di noi. Allora lì cosa facciamo? Scappiamo nel bosco. Ma quelli che si dovevano presentare per andare in Germania venivano su a folle. Gruppi di 20 persone, in una giornata 20 persone arrivavano su a prendere il posto. Mia sorella Lidia, che aveva 16 anni, con mio cugino Giorgio, che aveva dormito al mio fianco la notte precedente, quel mattino, partono da Cerpiano e vengono in quella che era la nostra chiesa parrocchiale. Don Marchioni, che doveva venire a Cerpiano, la strada passa di fianco alla chiesa, ci sono dentro credo 97 persone, si ferma con loro, si mettono a recitare il rosario. Il gruppo di soldati dell'SS che è destinato lì, quando arrivo, la cosa decide di chiudere tutte le porte per impedire a chi è dentro di scappare. Il giorno dopo si mangiava delle castagne e aveva paura a tornare giù. Vediamo che a casa mia c'era il camino che fumava. Non sarò mica andato a casa quell'altro fratello più grande. E invece c'era il tedesco. Siamo arrivati alla fine. Le armi c'erano, mancavano le munizioni. Con 4 cartucce, con 4 cartucce non si fa la guerra. Aprono la porta principale della chiesa e dicono che tutti devono uscire. Quando tutti quanti sono usciti, compreso il prete, in chiesa rimane una ragazza seduta su di una seggiola. Loro non lo sanno, ma quella ragazza è paralitica. E quando vedono che non obbedisce, si arrabbiano, cominciano a calciare la seggiola. In un certo momento la ragazza cade in terra, gli sparano e lo uccidono. Si chiamava Vittoria Nanni. Andiamo dentro in casa e c'era un mitragliatore sulla tavola, quello che comandava lì, che mangiava una mela, mi ricordo come fosse adesso, mi prende e dice tu subito la morte. Quando sono arrivati di sorpresa, che non li aspettavamo, non sapevamo dove eravamo, uno era da una parte, uno dall'altra, senza armi, senza niente, senza aver saputo, dico buono, a 10 chilometri avevamo gli americani. Dicono a Don Marchioni, che era il prete, che poteva tornare in chiesa. È arrivato sull'altare, ha aperto il tabernacolo, si accinge a fare questo, quando gli sparano una raffica, lo uccidono. Un prete colpisce anche il loro sacro, la piscina, che è stato ritrovato quando hanno ripulito le macerie. Dove hanno ucciso Don Marchioni, dove hanno chiuso dentro le persone e hanno ucciso quella paralitica che è quella lì. Ciao.
colpisse di mano il vaso dove ci sono dentro tutte le ostie, le venne strappato da una pallottola che passò lì questo vaso e fu buttato dietro, proprio andò a finire dietro. Compiuto l'accecamento, fu ordinato il attacco concentrico, obiettivo Montesole. Sfondando il portone centrale, perciò incutendo paura anche col rumore proprio, no? E bloccarono tutto, li portarono tutti fuori e li hanno portati da questa chiesa fino al cimitero. Avanti dritti e si trovano all'ingresso del cimitero, sempre racconto di mia sorella. Cercano di aprire il cancello, ma il cancello era chiuso con un lucchetto a chiave. Sparano contro la serratura, la scardinano, aprono il cancello e fanno entrare tutti. Avete visto il film L'uomo che verrà? Sì. La ragazza che poi il regista ha cambiato il racconto è una che era nel cimitero, si chiama Elide Ruggeri, adesso abita a Bologna. È venuto a chiederlo a me e poi mi ha fatto andare anche là a Monteveglio dove stavo girando il film. Prendono le persone più alte e le mettono vicino alla cappella. Poi man mano calavano di statura, sempre più avanti, in maniera che in primo filo avevano i bambini. Mio cugino, forse per la paura, incomincia a dire con mia sorella che gli scappa la pipì. Mia sorella, che non si rende conto di quello che sta per succedere, dice ma va là, va all'angolo, va là a fare. Come esce dal gruppo, gli sparano, lo uccidono e fu il primo ucciso dentro il cimitero. L'osso era il comandante della Gestapo locale che mandò una lettera, un comunicato alle truppe SS che erano qui come dovevano fare per uccidere i bambini. Allora, il bambino non va messo contro un muro da solo perché potrebbe rimbalzare la pallottola e ferire chi spara. Bisogna metterlo davanti a un adulto. Nel caso non ci sia possibilità né dell'adulto, ci deve essere un terrapieno, se non ci sono queste probabilità, bisogna prendere il bambino, buttarlo per aria e spararlo per aria. Dopodiché si misero inginocchiati ai due angoli del muro di cinta per sparare basso e incominciano a sparare sul mucchio. Mia sorella prende un proiettile, gli si conficca nell'osso dell'anca destra, cade in terra, gli altri gli cadono addosso e in questo modo si salva. Però rimane sotto il mucchio dei cadaveri tutto il 29 settembre sotto la pioggia, tutta la notte fra il 29 e il 30. Sono 95 uccisi qua, 100 complessivamente nella parrocchia di Casaglia. Nonostante tutto si sono salvate 4 ragazze, compresa mia sorella. Raggiunge un rifugio che lei sapeva benissimo esserci, dove 3 donne più furbe delle altre si erano nascoste e si erano anche salvate. La accolgono con loro. La ferita di mia sorella è guarita disinfettandola con la pipì. Il proiettile, che era un proiettile di mitra, è rimasto conficcato nell'osso dell'anca finché è vissuta. Raus, e li hanno portati al cimitero. Allora io ho capito in quel momento che forse si uccidevano tutti. E ci sono stati dei suoi parenti che sono rimasti uccisi in quel scelto. La madre, una sorella, 4 zie e 8 cugini. Il 4 ottobre arriva Walter Reder e installa a Cerpiano il suo comando. Ecco perché non ha bruciato le case. Ebbene, nel pomeriggio cominciano a frequentare la cantina e guardare le donne. Lo zio intuisce cosa stanno tramando. Prende mia sorella e una sua coetanea
e le nascondo sotto un tino capovolto. Questo stato di eccezione in cui appunto si è detto a una truppa di criminali di eliminare una comunità. Non erano i tedeschi che avevano fatto la strage, erano i tedeschi che dopo sono venuti su e si sono piazzati qui per sé, sono stati lì tutto l'inverno. E avevano bisogno di persone per lavorare, ci caricavano tutta la roba in spalla, della roba di 30-40 kg. Hanno costretto quelle 4 o 5 donne che si erano salvate, compresa la suora, a salire di sopra con la violenza. Poi hanno cominciato a strappare i vestiti di dosso, le hanno denudate tutte, le hanno violentate tutte, suora compresa, e poi le hanno cacciate anche dalla cantina. Sono andate verso nord, coprendosi con quello che era riuscito a trovare. Sono arrivato a Bologna circa la metà di novembre del 44. Mia sorella è stata accolta in casa da un medico bolognese e si è tenuta fino alla liberazione di per più di 40 anni in un armadio il fascicolo che tra l'altro ha questo stranissimo provvedimento di archiviazione provvisoria, che è un provvedimento che non esiste nel nostro sistema processuale, ma che è stato sostanzialmente un escamotage per insabbiare il processo Marzabotto e tanti altri. Walter Reder, il comandante del 16° Battaglione SS nel 51 a Bologna, viene processato e condannato all'ergastolo. Lo stavo scontando nel carcere militare di Gaeta, quando dopo aver fatto 30 anni si dice pentito e chiede di essere liberato. Il Tribunale Militare di Bari non ha avuto dubbi. Walter Reder si è pentito dei feroci massacri da lui ordinati nell'autunno del 44 nella zona dell'Appennino Tosco-Emiliano, culminati nella strage di Marzabotto. Dove era il fronte in pericolo, venivo messo dentro, perché il mio gruppo corazzato esplorante era autonomo. Non affronterò la questione dell'insabbiamento del fascicolo sui decisi di Marzabotto alla Procura di Roma. Con una formula tra l'altro illegittima per il diritto di archiviazione provvisoria. Una decisione di questo genere certamente è sulla dalle competenze che poteva fare un procuratore generale. Lei era ministro la difesa. Cernini di un'intera comunità. Se qualcosa di irreale c'è in quest'aula d'udienza, è l'assenza di tutti gli imputati. Un giorno ero qui, quando arriva un'automobile, che un giornalista tedesco, si chiama Udo Gumpel, mi dice: guarda, abbiamo scoperto chi ha comandato il gruppo di SS che ha ucciso la tua famiglia e gli altri sul piano. Si chiama Albert Meyer, che era stato lui che aveva buttato la bomba a mano dentro la chiesina e che si era vantato con i suoi commilitoni dicendo: lancio solo una bomba, perché così soffrono di più. Thank you.
tua, i miei affari me li faccio io. E fuori? Mamma Lucco, e fuori? Sono questi gli italiani che a me non vanno bene. Non sono quelli che hanno sacrificato la vita. Questi sono contro il fascismo. Non ne voglio neanche sentir parlare. Perché il diritto di vivere ci deve essere per tutti. Va bene? La resistenza contro chiunque cerchi di limitare la libertà. Un fatto nuovo nella storia dell'umanità, il popolo italiano è protagonista della sua storia. Marzabotto sono i morti di Lidice, di Oradour, di Auschwitz, di Varsavia. Il loro grido è la nostra voce di oggi. Che io sarei responsabile, ma io non comandavo né l'azione, soltanto il mio reparto e il mio processo fu ritenuto responsabile soltanto per le perdite subite dalla popolazione nel mio settore. Erano loschi bacilli. Questo è un esempio concreto di chi sono le persone che oggi noi siamo chiamati a giudicare.